Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Gullà. Prosegue senza intoppi la preparazione del Palermo in vista della partita di domenica al Renzo Barbera contro la Roma. Il tecnico rosanero Stefano Colantuono recupera Cavani e Migliaccio, che con ogni probabilità partiranno però dalla panchina. Tornano a disposizione anche i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ovvero Barzagli, Diana, Zaccardo, Uicani, Matušek e Jankovic. Sul mercato portieri del Palermo e sulle voci di un interessamento dal livornese Marco Amelia, queste le parole dell'estremo rosanero Alberto Fontana, che ha incontrato i giornalisti a Bocca di Falco. Per quanto riguarda la leadership a difesa della porta palermitana, Fontana ha detto: Colantuono mi ha detto che sarò il portiere titolare del Palermo, poi sarà solo il campo a dare le inevitabili sentenze. Per me l'importante è sempre stato non trovare già progetti avanzati o preconfezionati. Se parerò male, allora è giusto che vada in panchina. Amelia, la società è libera di fare le proprie valutazioni, ha detto Fontana, e pensare anche al futuro. Io dico che farò di tutto per essere il portiere titolare del Palermo per il prossimo campionato. Si va verso il tutto esaurito per la partita di domenica al Barbera tra Palermo e Roma. Sono già state vendute ben 7.000 curve, inoltre la campagna abbonamenti si è chiusa a quota 19.500 tessere staccate. Sono state quindi quasi 1.500 in più le tessere sottoscritte rispetto alla passata stagione. Prima o poi dovevamo incontrare la Roma, ma se devo essere sincero avrei preferito incontrare alla prima giornata la Juve o il Milan, perché ritengo in giallorossi una squadra spettacolo. Il Palermo comunque venderà cara la pelle e sarà una partita da 1x2. Di sicuro il Palermo segnerà 2 gol, ma spero che la Roma non ne faccia 3. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamperini, apre la sua personale stagione da pronosticatore, dichiarando anche che la Roma diventerà campione d'Italia e che il Palermo riuscirà a conquistare la zona Champions League. Radoslav Matušek è virtualmente un giocatore dell'Herenveen, il polacco infatti verrà ceduto a titolo definitivo alla società olandese per una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Sembra del tutto sfumata invece la trattativa che porta al centrocampista Fabio Caserta del Catania. Il direttore generale Teneo, Pietro Lamonaco, Stadio News 24, ha infatti smentito la cessione del mediano, che a meno di clamorose novità resterà in maglia rossazzurra. Sempre più vicino all'addio invece Davide Matteini, che dovrebbe accasarsi a Livorno a inizio della prossima settimana. Intanto Paolo Hernan della Fiore lascerà il Palermo, il giocatore italo-argentino indosserà la maglia del Torino. Cura della parte tecnico-tattica, esercizi specifici con il pallone, tiri e cross. Questo è il lavoro che ha caratterizzato la seduta pomeridiana della Roma, che al campo di allenamento di Trigoria prosegue la preparazione in vista della gara di esordio in campionato in programma domenica sera allo Stadio Barbera contro il Palermo. Alla seduta non hanno preso parte gli infortunati Joan e Ferrari, che hanno svolto lavoro differenziato, così come Totti e Mancini, che hanno svolto sia di mattina che nel pomeriggio solo fisioterapia. Si sono riaggregati al gruppo dopo l'impegno con le rispettive nazionali, il ghanese Barusso e l'under 21 Andreolli. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.